Ciao a tutti, io sono Chiro di melamorsicata.it e oggi vi parlerò della custodia ufficiale di Apple per iPad. Ho trovato questa custodia molto ben fatta perché permette di trasportare in maniera efficace il proprio iPad. Adesso la inserirò il mio iPad all'interno. Come vedete all'interno è di microfibra, mentre all'esterno è fatto di una plastica rinforzata. Questa plastica è molto utile perché permette di proteggere lo schermo dell'iPad. Adesso prendo il mio iPad che è qui e lo inserirò all'interno. Prima lo pulisco un po' con un panno in microfibra, così la polvere all'interno. Ah, prima voglio mostrarvi un'altra cosa. Siccome in questa zona della custodia, una volta inserito l'iPad, come vedete qui c'è un piccolo rilievo che va a coprire la cornice. Una volta inserito all'interno, io avevo paura che qui si formasse della polvere tra lo schermo e la custodia, però ho visto che l'iPad, a differenza dell'iPhone, tra la cornice e lo schermo, questa penso sia una cosa che nessuno ha notato, c'è una piccola protezione, come se fosse una guaina di plastica, che non permette alla polvere di entrare sotto lo schermo. Questa è una cosa che accadeva molto con l'iPhone. Se si utilizza l'iPhone attuale, questo qui, nei posti polverosi, tra la cornice e il vetro, qui è vuoto, quindi la polvere tende ad entrare sotto. Io fortunatamente ho molta accortezza, quindi non è pieno di polvere, però a volte mi è capitato che qualche granello si vedesse, mentre qui c'è questa guaina che lo protegge. Quindi inseriamo l'iPad o iPad all'interno della custodia. Molto semplice, basta farlo scivolare. Ho visto che qualcuno tiene questa guaina così, ma in realtà è un errore, questo non è un fermo per l'iPad. Questo qui va inserito all'interno, così. E una volta inserito, tiene fermo il dispositivo di Apple nella custodia e evita che scivoli nel caso ci siano degli scossoni sulla custodia. Eccolo. Questo è l'iPad nella sua cornice, una volta chiusa, con il logo di Apple. Eccolo qui. Restano fuori il pulsante per lo sleep, il microfono con il jack per le cuffie, il connettore, i tasti per il volume e quello per evitare la rotazione dello schermo. Inoltre questa custodia ha una doppia funzione perché oltre a proteggere permette di fare questo movimento tramite questa clip che è sul retro. Vedete? Se io metto questo così, alzo un po' la clip, io posso usare l'iPad come un leggio per leggere i libri oppure per scrivere sulla tastiera. Oppure se io lo metto in questa posizione invece, lo schermo si autoruoterà e io, adesso lo faccio vedere, posso vedere i film. Quindi appoggiando questo a un tavolo posso vedere comodamente i film. Questo è tutto, lo trovate sul sito di Apple e ci vediamo su melamorsicata.it. Ciao!